Buongiorno. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento in diretta di Oggi Insieme. Beh, possiamo dire che è iniziata una nuova settimana, grazie a Dio per questo nuovo tempo, e sono iniziati nuovi periodi, nuovi tempi, nuovi giorni, nuove ore stanno per iniziare in questo momento, e diciamo che sono iniziati anche problemi perché non riuscivamo ad avviare la diretta. Al mattino è pur sempre una lotta e sappiamo anche quanto dia fastidio al nemico, non vogliamo fare i mistici, ma sappiamo che noi siamo proprio al centro di una questione di misticismo, ma sono realtà spirituali che accadono. Che sì, è vero, c'è un continuo contrasto. È inutile ignorare, no? È inutile ignorare le macchinazioni del nemico. Non possiamo assolutamente farlo. Anzi, questo ci deve aiutare a confidarci ancora di più nel Signore, a iniziare le nostre giornate, anche quando iniziano proprio, come si suol dire, con il piede storto. Dobbiamo dire, sì, benedici questa giornata, perché anche se iniziate in un certo modo, forse perché noi proprio in quel giorno dobbiamo affidarci di più al Signore. E a volte diamo tutto per scontato, programmiamo tutto come se dovesse andare tutto liscio come l'olio, però in realtà se il Signore non edifica la casa, in vano si affaticano gli edificatori. Amen. E qualcuno potrà dire, vabbè, la casa, ma una giornata non la vogliamo paragonare come uno che costruisce la sua giornata, quindi lui, quando costruiamo la nostra giornata, la dobbiamo costruire con la benedizione e l'approvazione del Signore. Gloria al nome del Signore. Benvenuti, benvenuti, grazie per esservi collegati. Vogliamo insieme appunto iniziare questa giornata ringraziando il Signore. Oggi è una giornata particolare nei palinsesti di Parole di Vita, perché abbiamo, come già sapete molti di voi, abbiamo la staffetta di preghiera del pomeriggio, che è quella destinata alle sorelle, perché nello spazio Donne di Fede ci sarà questo tempo di preghiera. Marianna, ti mancava la preghiera questo mese? Sì, è stato perché in realtà è slittato per la festività del 1° maggio, invece di farla al pastore Cataldo, invece di farlo il 1° maggio, l'ho dovuta fare il giorno 8, che era il giorno nostro. Però ci tengo a sottolineare che è una preghiera condotta da donne, però è per tutti. Non esiste davanti a Dio il genere, no? Il maschio, femmina, non c'è più né giudeo, né schiavo, né greco, né schiavo, né libero. Davanti a Dio siamo tutti uguali, quindi sono le donne che pregano, però in realtà è per tutti. Quindi anche se ci sono dei fratelli che ci vogliono seguire, siete sempre benvenuti. Sono sempre tanti i fratelli che ci seguono. Però grazie, diciamo, per quelli che... Grazie per questo invito aperto, diciamo, alla categoria maschile, assolutamente, anche perché i temi che tratti sono comunque sempre temi di grande attualità e anche di grande interesse, quindi a dire proprio il vero, mi capita spesso di seguire ed essere benedetto, grazie a Dio. Per questa possibilità di arricchire la Chiesa. E in realtà è vero quello che dice la suora Marianna, è qualcosa di importante, perché il ministerio è affidato per l'edificazione della Chiesa. Ora, se immaginiamo che la Chiesa è fatta da maschi e femmine, da uomini e donne, anche i ministeri passano attraverso l'annullamento del discorso di genere. Grazie a Dio per questo, perché abbiamo un tempo di consapevolezza nel quale noi riusciamo anche a poter esprimere quanto di meraviglioso ci testimonia la parola di Dio. Tutto parte da una trasformazione interiore, personale. Esatto. Caro amico, cara amica, se in questo momento ti stai chiedendo ma cosa si sta riferendo, ma che cos'è Chiesa, ma che cos'è ministerio, ma che ci azzecca la differenza o la non differenza tra uomo e donna, sappi che in questo momento Dio ti sta parlando e ti sta dicendo: io entro nella tua vita e faccio tutto nuovo. Alleluia. Cambio il mio genere? No, affatto. Ti dà uno scopo preciso nella vita, ti concede di assumere la consapevolezza del motivo per cui tu sei chiamato. E quando tu sei certa del passo che devi muovere, non ci sono macchinazioni del nemico che possono fermarti. Esatto. Non ci sono attentati al progetto che Dio ha per te che possano bloccarti. Non ci sono propositi negativi, se non quelli che tu decidi di assumere di te stesso, perché ci possono anche essere dei momenti in cui hai bisogno di una sosta da questo viaggio chiamato vita, e in questa sosta stai decidendo probabilmente di abbandonare il viaggio oppure di cambiare direzione. Fermati, calma,
Alleluia. Tieni alta l'attenzione, ristorati alla presenza di Dio. Che bello quando riceviamo ristoro alla presenza di Dio. E questo accade quando ci mettiamo in comunione con Dio, nell'intimo e anche, perché no, nelle chiese. Ieri, per esempio, abbiamo avuto questo tempo domenicale in cui abbiamo goduto della presenza di Dio insieme agli altri fratelli. Quando la presenza di Dio ti ristora, tu hai la forza per reingranare di nuovo la marcia e ripartire ancora più spedito di prima, più spedita di prima. Verso quale direzione, dirai? Verso la direzione che Dio ti sta indicando. Accogli i messaggi che Dio ti manda come le direzioni che devi seguire, le indicazioni che ti servono per affrontare la vita. Non dare tutto per scontato, non farti avvolgere dalla superficialità, che è quella che è il modo tipico che ha la nostra società per distrarre dalle cose importanti. Dobbiamo essere lucidi, dobbiamo comprendere bene quello che Dio vuole dalla nostra vita. Lo possiamo fare, lo dobbiamo fare attraverso una personale e forte rivelazione, rapporto, relazione con il nostro Signore. Grazie a Dio, sì, dobbiamo pregare. Anche io volevo ringraziare il Signore per la giornata di ieri. Alleluia. Perché è stata una giornata benedetta. Il Signore ha parlato abbondantemente, è stato bello. Alleluia. Lodare il Signore e benedirlo insieme ad altri fratelli e sorelle. Ma è meraviglioso, Michele, quando nella vita tu stai passando un periodo particolare e lo Spirito Santo ti viene proprio a pescare in fondo al pozzo. Alleluia. Per parlarti, per dirti delle cose precise. E lì ti rendi conto che la parola di Dio, quando è per te inequivocabile, non ci sono dubbi. Quando ricevi una parola da parte del Signore, sai che per te tu non hai dubbi. E come dicevi tu, ti rinforzi, ti ingrani di nuovo la marcia, continui di nuovo a partire. Che il nemico vorrebbe fare di tutto. Ieri, sai, parlava il pastore che predicava, parlava di Maria che si presenta alla tomba di Gesù. Era ancora buio, ed è bellissimo perché diceva: forse tu stai passando un periodo dove è iniziata un'era nuova per te, poi in realtà non te ne accorgi perché è ancora buio intorno a te, ancora non ti è tutto chiaro. Ed è bello perché considerare questi passaggi biblici come delle frazioni di tempo che a volte noi le leggiamo con superficialità, appunto, senza considerare che quella frazione di tempo potrebbe essere proprio la mia, la tua frazione di tempo. Dio per te e per mia area ha già preparato un'era nuova. Per i nostri occhi non possono vedere perché erano le prime luci dell'alba, quindi era ancora buio, non era pieno giorno. E il Signore poi ci farà vedere. Noi vogliamo, come Maria, non accontentarci di vedere delle fasce, delle bende, ma vogliamo vedere Gesù. E noi vogliamo stamattina tutti insieme dire: Signore, voglio accontentarmi di sentire cosa è accaduto intorno alla tua persona, ma io ti voglio incontrare. E lei incontrò Gesù e ancora faceva fatica a riconoscerlo. Claro. Quante volte il Signore si presenta nella nostra vita e noi facciamo fatica a riconoscere l'era nuova che Gesù Cristo ha preparato per noi, e il nemico invece con le sue tenebre vorrebbe offuscare la nostra vista. E stamattina vogliamo chiedere allo Spirito Santo si apri i nostri occhi. Infatti mi ha fatto ricordare quando feci un viaggio un po' di anni fa e andai dall'altra parte del mondo, andai ai Caraibi, e facendo questo viaggio, un tratto molto lungo, arrivai, dopo tante ore di volo, arrivai in questo posto che io immaginavo per una vita intera fosse il posto più bello che potesse esistere sulla terra, ma quando ci arrivai era buio. E arrivai all'aeroporto, era buio e c'era un clima diverso e le persone erano completamente diverse, un po' il trauma di chi viaggia per le prime volte. E poi raggiunsi, dopo 2 ore di van, di taxi, in questo posto che mi sembrava essere così dozzinale. Dicevo: ma è impossibile, io avevo nel mio immaginario un posto straordinario, ma era tutto buio intorno a me. Quando invece al mattino mi svegliai e aprii le finestre, mi resi conto di essere veramente in quel posto che avevo sempre immaginato. Sì. Quindi il buio della notte a volte ci altera le percezioni. Soprattutto quando sono dei posti un po' più selvaggi, naturali, no? Sì. Che non ci sono gli scintilli della città, che tante volte le città, per esempio, di notte sembrano, appaiono più belle, che ci sono tutti quei luccichi, in realtà non è vera luce, non è la luce del sole.
e invece quando è opera di Dio, forse nel buio Vero. Tu non riesci a scorgere, ma in realtà quando poi brilla il sole riesci a vedere la natura quanto è meravigliosa, e sono cose reali, Vero. Non sono costruzioni umane, ma sono cose reali che sono straordinarie. Vero. Ora ringraziamo subito il Signore. Amen. Grazie Padre per questo grazie tempo Dio. Che hai aperto grazie, in questo Gesù. Giorno, grazie per come ci concedi buonissimo. Ancora di stare alla tua presenza. Grazie, Padre, ti chiediamo di benedirci, di guidarci, grazie, di sostenere Gesù. Tutti i nostri grazie, amici Gesù. Che in questo grazie, momento Gesù. Sono collegati con noi e ti stanno grazie, probabilmente Gesù. Pregando, grazie, ringraziandoti, grazie, oppure portando a te il loro peso. Padre, noi approfittiamo grazie, proprio per Gesù. Preparare il nostro Alleluia. Cuore affinché la tua parola grazie, possa scendere come un seme in un terreno fertile e portare Amen. Del frutto, un frutto immediato Amen. Che innanzitutto, prima di ogni altra cosa, è la pace. Amen. La pace che proviene da te quando Amen. Vieni nel cuore sì, tu Signore, fai Gesù. Questo miracolo immediato. Amen. Grazie Signore, portaci avanti, guida ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Amen, gloria a Dio. Il versetto che ci propone oggi il calendario lo troviamo scritto negli Atti degli Apostoli, sarebbero i fatti dei cose che hanno fatto gli apostoli, capitolo 4 verso 8. Allora dice: allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e nazione. Bene, letta così, detto così, questo anzi, versetto no, non ci dice molto, vero Michele? Perché in realtà anziani, è stato il capo del popolo e gli anziani. E gli anziani. È stato estrapolato questo versetto da un contesto. Mm-hmm. Allora, in realtà, poco prima, che cosa era accaduto? Lo vuoi spiegare tu, Michele, cosa era accaduto? Sì, in realtà non mi sono ancora okay. nemmeno poco ancora prima Pietro e Giovanni si erano recati al Tempio e a un certo punto incontrano un uomo zoppo fin dalla nascita messo lì alla Porta Bella. Quest'uomo aspettava tutti quelli che passavano per chiedere l'elemosina, ma a un certo punto, mentre passano Giovanni e Pietro, quest'uomo chiede loro l'elemosina. Ma Pietro e Giovanni, fissati lo sguardo su di lui, dissero: guardaci, e lui, fissando lo sguardo, pensando di ricevere dei soldi probabilmente, invece si sentì dire da Pietro: dell'oro e dell'argento non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù alzati e cammina. Ora, che cosa successe? Che tutto il popolo ne restò meravigliato. A quel punto Pietro colse l'occasione per iniziare a parlare a tutto il popolo e incominciò a parlare: quel Gesù che voi avete crocifisso, voi avete preferito un malfattore, un omicida, avete preferito un uomo che anziché un uomo omicida, anziché un uomo che vi ha fatto solo del bene, incomincia a predicare, a parlare di Gesù Cristo. E la prima cosa che fa prima di predicare, Alleluia. Invita tutto il popolo a distogliere gli occhi su di loro. Ma come? Poco prima aveva detto allo zoppo: guardaci, e poi dopo dice: perché guardate noi? Perché in realtà nel momento in cui devono compiere questo miracolo nel nome di Gesù, hanno bisogno dell'attenzione dell'uomo per ricevere, perché il Signore non dà niente se l'uomo non desidera e non vuole. Ma dopo dice: non guardate noi, per dire la gloria appartiene a Dio e da noi non viene nulla, siamo soltanto degli strumenti. E allora questo verso in particolare che abbiamo letto, che cos'è? A che cosa si riferisce? Mentre loro parlavano al popolo, istruivano il popolo, predicavano, arrivano anche questi anziani, questi capi del popolo e anziani. E vediamo che con loro, senza alcuna riserva, parlano anche ai capi e agli anziani. Senza problemi, senza riserve. Sono gli stessi che li avevano imprigionati a causa di quello che aveva infatti, fatto. Infatti, poi dopo saranno imprigionati, sia Pietro che Giovanni saranno imprigionati, però è bello vedere che loro non hanno due pesi e due misure, Michele. Perché se a volte uno, quando parli con senza gente timore. Comune, parli senza timore, dici anche tu vai all'inferno, sei anche molto duro, anzi storci anche il Vangelo perché dici più di quello che devi dire, cose che il Vangelo non ti ordina di fare. Mentre se ti trovi davanti a un'autorità, quasi quasi gli dai ragione su tutto quello che dicono perché hai timore di quello che sta pensando quell'autorità, oppure perché è un personaggio pubblico e conosciuto, allora che faccio? Faccio vedere che mi metto contro quel personaggio. Invece vediamo che Pietro e Giovanni non hanno due pesi e due misure. Come parlano con il popolo, così parlano con quelli che sono in autorità. E noi anche noi, come loro, dobbiamo prendere lo stesso esempio e ci dobbiamo rendere conto che noi dobbiamo avere la stessa franchezza sia con uno che con un altro, al di là dei ruoli che hanno, dell'importanza che hanno nella società e di quello che svolgono e del potere che hanno. Sì, è vero, effettivamente
Questi meravigliosi esempi sono degli uomini tratti mentre stanno operando nel nome di Dio, e quello che accade è che loro si spogliano completamente del proprio io, dei propri calcoli. Esatto. Questa è una cosa molto importante, del proprio io, della difesa del proprio orgoglio, della propria persona, eccetera, eccetera. Quello che accade, possiamo dire che il miracolo più grande che accade in questa circostanza è che questi uomini, di fronte al movimento dello Spirito Santo, da loro stessi riconosciuto, perché Pietro e Giovanni stavano difendendo l'opera che Dio ha cominciato a fare attraverso la Pentecoste, attraverso l'esperienza di quel giorno della Pentecoste, hanno cominciato a guarire, e poi gente che credeva, perché questi sono i frutti principali. Era diventato ordinario il miracolo. Infatti, a un certo punto dici: ma perché vi meravigliate? È così. Sinceramente, quell'affermazione suonerebbe un po' strana anche oggi. Sì, anche perché parlava a persone le quali, ecco, i capi dei sacerdoti, gli anziani, persone le quali dovrebbero essere abituate a vedere Dio all'opera. Invece quello che maggiormente colpisce è proprio la possibilità di Dio di operare in contesti però fuori dall'ordinario, all'immaginario comune, fuori dal contesto, contesto più come dire, scontato per la mente delle persone. Dio comincia ad operare in un gruppo di persone popolani, senza istruzione, infatti, che però sono stati riempiti della franchezza, dello Spirito Santo che ha prodotto in loro la franchezza. E questo aggettivo, erano franchi nel predicare l'Evangelo, sta proprio a significare quello che stavo appunto per dire prima, ovvero il più grande dei miracoli, cioè quando entra lo Spirito Santo nel cuore degli uomini, lo Spirito Santo la prima cosa che fa è scardina il potere dell'egoismo, dell'orgoglio, dell'io, fosse anche il parlare di qualcosa che hai fatto nel nome di Gesù per portare gloria a Dio, ma quando ti nomini stai portando un po' di gloria anche a te. Questa cosa invece nei discepoli, in Pietro, in Giovanni, in tutti coloro che hanno vissuto questa esperienza della nuova della Pentecoste potente di quel giorno, comincia ad essere qualcosa di più reale, perché abolisce totalmente la persona del messaggero, l'uomo, la personalità, l'io del messaggero. Tutto va alla gloria di Dio. Perché? Perché si parla di Dio, noi scompariamo, Dio opera e tutto torna alla gloria di Dio. Ci conviene scomparire, cari amici, ci conviene annullarci alla presenza di Dio, anche perché potremmo essere esposti a qualcosa di veramente molto grande, come in questo caso. Io non so se avete notato, ma Pietro non stava parlando alle persone, ai mendicanti, oppure ai commercianti, oppure alle persone del popolo, come appunto dicevi prima. Pietro stava parlando ai capi del popolo e agli anziani del popolo. Io non so se mi spiego, qua stiamo parlando di un Pietro arrestato e che per difendersi parla a questa gente senza assolutamente mai valutare il proprio tornaconto personale. Lui parla nel nome del Signore Gesù, consapevole e inconscio che qualsiasi cosa gli potevano fare in quel momento. Lui stava facendo la volontà di Dio, e quello che accade, accade. Io sto facendo la volontà di Dio. Questo è l'atteggiamento e la posizione dei grandi uomini di Dio. Vuoi essere usato da Dio? Vuoi fare la differenza in questo mondo, in questo tempo in cui ognuno è concentrato su se stesso? Concentra la tua attenzione su Dio, sposta l'asse da te a Dio, togli questo io dal centro dei tuoi pensieri, dei tuoi ragionamenti, anche nelle missioni, anche nelle chiese, anche tra i gruppi cristiani. Impara l'esercizio di valorizzare chi è ti accanto più di quello che lui o lei fa per te. È importante questo esercizio, proprio perché se non lavori tu sul tuo egocentrismo, non può lavorarci nessuno. Se non ammetti e se non riconosci di avere bisogno di lavorare sul tuo egocentrismo, ti renderai conto che prima o poi verrà fuori il tuo nome, e poi comincerai ad avere problemi proprio con Dio, perché è Dio stesso che comincia
ad additarti degli atteggiamenti sbagliati, quando dinanzi a te c'è qualcuno che serve il Signore, forse in un'opera anche meno importante di quella in cui la servi tu, devi incoraggiare, devi stargli vicino, devi valorizzare, perché come appunto è scritto in alcuni passi della parola, noi siamo degli alberi piantati nel giardino Amen. Di Dio, che portano frutto ogni mese, e noi siamo chiamati ad avere questo atteggiamento di portare frutto continuamente. E quando il frutto non è strettamente legato a qualcosa che porta il beneficio a te, non devi assolutamente valorizzarlo. Se il tuo frutto è quello di benedire, di incoraggiare chi ti sta accanto, lo devi fare. A volte noi siamo troppo concentrati e crediamo di essere l'unico albero in questo giardino, ma in Apocalisse 22 leggiamo che quest'albero della vita era piantato al centro della piazza e poi era su una riva del fiume e poi questo stesso albero è anche sull'altra riva del fiume. Quante volte, in quanti posti si trovava quest'albero? Questo è il modo per dire che l'albero della vita è l'insieme di alberi che sono piantati al fiume di Dio, a questo torrente che scorre velocemente dal trono di Dio. E quello che voglio che tu sappia, e concludo, è che quando hai la consapevolezza di essere nel posto giusto, voluto da Dio, al centro della volontà di Dio, tu porterai frutto ogni mese. E non ti importerà se questo frutto servirà ad alimentare e a seminare gli alberi intorno a te. Anzi, sarai gioioso per questo. Comincerai a dire: Signore, grazie per quello che stai facendo. Anche se sei scoraggiato, se sei stanca, se sei stanco, probabilmente è arrivato il tempo di guardarti intorno e incoraggiare le persone che ti sono intorno, perché probabilmente ti sei sempre e per un po' di tempo concentrato su quello che Dio sta cominciando ad dare a te e hai smesso di guardare quello che Dio sta facendo in altri. In questo caso Pietro ebbe il coraggio di dire: cari capi, fate quello che volete, io vi devo predicare Cristo, quello che voi avete ucciso. Che franchezza! Metti in discussione e in investimento la tua vita, investi la tua vita in Dio. Comincia a dire: Signore, io mi annullo. O addirittura Paolo dovette dire ad un certo punto: morire mi è di guadagno. Metti tutto in discussione alla presenza del Signore. Amen. E Dio prenderà cura della tua vita, di te, ti suggerirà passo dopo passo la direzione che dovrai prendere. Questo è un grande miracolo che si può ripetere ancora questa mattina nella tua vita. Alleluia. E anche se a volte stare al centro della volontà di Dio attira degli atteggiamenti strani, non ci dobbiamo preoccupare. Infatti Pietro a questi capi risponde: se oggi li siamo esaminati perché abbiamo fatto un beneficio a un uomo. Cioè, è chiara la cosa, oggi siamo esaminati perché abbiamo fatto un beneficio a un uomo, noi che avevano fatto del male a qualcuno, la religione avevano fatto anche delle qualcosa di avevano fatto un beneficio a un uomo. Allora noi vediamo che a volte quando siamo nella volontà di Dio e portiamo frutto per la sua gloria e attraverso di noi si manifesta la potenza di Dio, sì, e che si vedono gli effetti intorno a noi, perché in realtà quello che accade nella vita di chi serve Dio sono gli effetti che si hanno sugli altri, che a volte noi non sono nemmeno li vediamo. Per esempio noi serviamo il Signore, ma a volte leggiamo soltanto, ma non li vediamo. Arrivano qualche cosa, il Signore permette che arriva qualcosa per incoraggiare la nostra vita, però in realtà sono gli effetti. La cosa bella è che lui dice: se oggi noi siamo esaminati perché abbiamo fatto un beneficio a un uomo, sappiate che noi l'abbiamo fatto nel nome di Cristo Gesù, il Cristo che voi avete crocifisso. E mi piace molto l'espressione di quando dice: riconosciuti che erano popolani senza istruzione, probabilmente perché non conoscevano a memoria la Torah, per esempio. Quindi per loro erano popolani senza istruzione, perché per loro l'istruzione era quella. Oggi, per esempio, potremmo parafrasare dicendo: non si ricorda, per esempio, un verso della Bibbia dove sta scritto, io invece ricordo a memoria tutta la Bibbia. Però se vai a vedere quello che non si ricorda, il versetto della Bibbia dove sta, è un popolano senza istruzione che non ha camerato tutte le informazioni a memoria, non è tanto importanti, però il Signore si manifesta attraverso quello, non si manifesta attraverso l'altro che conosce tutta a memoria, tipo l'app della Bibbia che mette un versetto e ti trova tutti i riferimenti. Ed è bello perché
Dice, però ascoltandoli, li riconoscevano che erano stati con Gesù. Quando la gente sente parlare noi, quando la gente vede noi come predichiamo il Vangelo, riconoscono che siamo stati con Gesù. È importante Alleluia, che la gente bello. Quando ci guardi affermi questo, dice non saranno grandi biblisti, non saranno dei grandi studiosi della Bibbia, forse non conoscono la memoria, però il Signore è con loro, stanno con Gesù. Questo è quello che conta, noi non vogliamo portare gloria a noi stessi facendo vedere quanto siamo bravi che conosciamo tutte le cose a memoria, conosciamo tutti i riferimenti a memoria, c'è qualcuno che ci scrive e dice ma ancora non ho ben capito come si collegano le cose. Lascia che lo Spirito Santo ti guidi, non ti fissare intorno a questioni che sono di seconda importanza, chiede allo Spirito Santo di parlarti, poi mano a mano tu ti arricchirai sempre di più e lo Spirito Santo stesso ti ricorderà, perché così è scritto nella Bibbia, qual è il verso di riferimento che hai bisogno in quel momento per avere più chiara ancora una scrittura che tu stai leggendo. La Bibbia si spiega con la Bibbia ed è meraviglioso quando noi leggiamo alcuni versi e andiamo a vedere, troviamo un altro verso che ce la spiega, ci Amen. Spiega. Questa è un'opera che lo Spirito Santo può fare, ma devi dare il tempo al Signore di istruirti. Lo Spirito Santo stesso ti istruirà e la gente potrà dire, sì, non sarà un grande teologo, ma io riconosco che Gesù è con lei, che Gesù è con lui. E questa è la differenza che noi vogliamo fare, che ci porterà anche ad avere il coraggio necessario, che quando qualcuno dirà, basta, non parlare più, tu dirai, ebbene, ubbidire a voi o a Dio? Se il Signore ci ha comandato di fare qualcosa, se il Signore ci ha chiesto di servirlo così, noi continueremo a servirlo perché noi vogliamo piacere al nostro Signore. Vedete, quando Gesù è con noi, noi acquisiamo più sicurezza, perché lo stesso Pietro che prima aveva rinnegato Gesù, prima della morte, davanti al popolo, davanti a qualcuno che l'aveva riconosciuto, addirittura c'è scritto che lui disse parolacce, perché imprecò c'è scritto, quindi rispose con delle parolacce. E non volle farsi riconoscere, perché anche prima della crocifissione fu riconosciuto come uno che seguiva Gesù. Ma ora, dopo la morte di Gesù, lo riconoscono come uno che è stato con Gesù. Che bello! Non che la gente ci riconosca perché seguiamo Gesù, l'ho visto dietro a Gesù, ma perché siamo con Gesù, quindi facciamo le opere di Gesù, non perché la gente ci vede seguire una certa religione, ma noi vogliamo fare la differenza che ci vedono, che noi camminiamo con Gesù. Allora lì noi potremo veramente impattare su quelli che ascoltano il messaggio del Vangelo. Alleluia, gloria al nome del Signore. Ci segnalano che abbiamo sforato il tempo e dobbiamo dare spazio agli appuntamenti di oggi. Marianna, oggi abbiamo degli appuntamenti, come già abbiamo anticipato prima, abbastanza interessanti. Noi abbiamo con tutto il cuore organizzato appunto le dirette di oggi con lo scopo soltanto e con il desiderio che Dio edifichi la vostra vita. Abbiamo già accennato in apertura che oggi è la giornata della staffetta di preghiera per condotta nello spazio di Donne di Fede, quindi alle ore 14. Ma alle ore 12 vi aspetto con una diretta di review in cui vi presento un carissimo missionario che opera da tanti anni in Italia insieme alla moglie, mi sto riferendo ad Enos Nolli, e ci racconterà l'inizio, la storia della sua vita in obbedienza a Dio e come ha messo in piedi questa organizzazione oramai da tanti anni che si chiama Gioventù in Missione. Si sta modificando in generazione in missione proprio perché l'obiettivo è quello di abbracciare più persone possibili e incoraggiarle nella missione, verso la missione che Dio ci affida. Poi alle ore 12, mi raccomando, segnate questo appuntamento, perché anche avvalendoci di quanto ha raccontato e sta raccontando nel suo ultimo libro scritto, proveremo proprio a spiegare le varie fasi della scelta di servire il Signore in un modo preciso. Un uomo
che ha dovuto lasciare il proprio lavoro che amava tantissimo, un uomo che è stato chiamato ad affrontare dei bisogni precisi che tutti quanti facevano finta di non vedere, un uomo che ha aperto delle realtà, che si è messo insieme a tantissimi altri giovani, hanno portato avanti delle missioni evangelistiche, ancora tutt'oggi Gioventù in Missione apre tanti punti missionari in tutta Italia. Noi oggi parleremo proprio della capacità che Dio ha di prendere una vita ordinaria, apparentemente ordinaria, e di renderla in una vita straordinaria. Questo non perché gli uomini, io o te, siamo meritevoli o in qualche modo abbiamo come dire, il diritto di essere servitori di Dio perché abbiamo deciso così. No, questo avviene perché degli umili servitori hanno riconosciuto di essere incapaci, hanno posizionato la loro vita, questo è quello che ti invito a fare se hai il desiderio di vederti all'opera in Dio, la loro vita in Dio, hanno detto: Signore, io non sono capace, ma se tu mi stai chiamando, fai tu, io sono qui, voglio fare la tua volontà, rinuncio a quello che tu mi chiedi di rinunciare e voglio vedere la tua gloria nella mia vita. Questo è quello, è l'atteggiamento che bisogna avere. Dio poi opera, e lo vedremo proprio raccontato dal nostro carissimo missionario Enos, che ci racconterà anche delle scelte che ha dovuto affrontare insieme alla moglie. Poi alle ore 14 abbiamo questo spazio di 2 ore, che è uno spazio destinato alla preghiera delle donne, come appunto stavamo dicendo in apertura. Oggi abbiamo la staffetta di preghiera delle donne che, attenzione, non è, è condotta dalle donne, ma non è destinata solo alle donne. Ecco, non so se sto facendo bene a specificare, ma avremo questo tempo in cui pregheremo il Signore, porteremo le nostre, continueremo a portare le nostre richieste al Signore. Infatti il numero di telefono per poter partecipare e fare richiesta di preghiera oggi alla staffetta delle donne, staffetta di preghiera delle donne, è sempre lo stesso, quindi al 379 27 10 854. Potete mandare i vostri messaggi come già state facendo. Noi continueremo a pregare anche dopo questa diretta e pregheremo, continueremo a pregare per voi anche nella staffetta di preghiera che va dalle ore 14 alle ore 16. Poi nel pomeriggio continua la nostra programmazione del lunedì, e questa sera, come tutti i lunedì, abbiamo il culto delle ore 20. Alle ore 20, appunto, dagli studi di Polla in provincia di Salerno, il pastore Cataldo Petrone darà il suo apporto con un contenuto in diretta, e faremo e offriremo insieme un culto al Signore in cui potremo vedere Dio all'opera nella nostra vita ancora una volta. Quindi vi diamo appuntamento, stiamo in fermento perché abbiamo tantissimi eventi, come avete potuto ascoltare. Adesso però vogliamo dedicare il nostro tempo alla preghiera. In questo tempo di preghiera, di conclusione di oggi, vogliamo presentare al Signore le nostre difficoltà, le nostre richieste. Vado molto velocemente a leggere alcune perché ne sono tante, che sono arrivate tantissime richieste in questi ultimi minuti, e sì, preghiamo affinché Dio possa, alleluia, concedere lo Spirito, la franchezza dello Spirito Santo. Ci chiede il nostro amico Gianni, c'è ancora qualcuno che ci chiede, sì, ci chiede di pregare per le finanze della propria famiglia, c'è addirittura Elena che ci chiede di intervenire, che il Signore possa intervenire nella sua vita attraverso un miracolo nel suo fisico. E ancora salutiamo tutti quanti, ci hanno scritto, non riusciamo ad elencarvi tutti anche perché nell'intestazione non c'è il nome, quindi non possiamo citarvi, ma ci sono anche dai social che arrivano tanti messaggi, quindi si chiede preghiera per l'intervento fisico e anche per una pienezza dello Spirito Santo. Amen. Che ci doni franchezza. Amen. Gloria a Dio. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore stamattina per come ancora una volta non hai mancato di benedire le nostre vite con la tua parola. Sì, Signore, perché quando tu ci dai delle istruzioni, noi sappiamo come muoverci e noi desideriamo fare la tua volontà. Grazie per come tu ci accetti così come siamo, Signore. Grazie per come tu ti usi di noi così come siamo. Gli uomini, Signore, a volte pretendono che noi abbiamo delle caratteristiche particolari oppure delle capacità particolari, ma tu ci hai presi così come siamo, Signore, e ci hai messo a tuo servizio. Noi ti ringraziamo perché sappiamo che proprio nei momenti di grande debolezza della nostra vita,
Quando noi ci sentiamo capaci, allora la tua potenza si manifesta perfetta nella nostra vita. Ti voglio pregare in un modo particolare, Signore, proprio per quelli, Signore, che stanno chiedendo la pienezza dello Spirito Santo, la pienezza che fa la differenza, Signore, che ci fa parlare in un modo libero, Signore, senza riserve. Ti chiediamo di benedire questi amici che ci seguono, di riempirli di Spirito Santo, di riempire tutti noi di Spirito Santo. Facci essere traboccanti affinché possiamo portare l'Evangelo ad ogni creatura. Signore, grazie per come tu ci fai continuamente del bene. Ti chiediamo ancora di intervenire in tutti quelli che chiedono un tocco particolare, Signore, per le loro infermità. Signore, opera potentemente, Signore. Noi non abbiamo, come Pietro e Giovanni dell'ordine della gente, non abbiamo cose da offrire, ma noi abbiamo te da presentare, che sei la ricchezza più grande, Signore. Ti chiediamo nel nome di Cristo Gesù di stendere ora la tua mano, Signore, di aiutare queste persone che sono inferme e malate, che stanno aspettando, Signore, forse per troppi anni hanno guardato gli uomini, Signore, hanno cercato elemosina, ma ora tu non vuoi dare loro dell'elemosina, ma vuoi dare delle ricchezze eterne, Signore, perché non solo la guarigione del corpo, Signore, tu li vuoi ristorare nell'anima. Ti chiediamo di intervenire in un modo potente nel nome di Cristo Gesù, questo potente nome che non ha perso di efficacia. Ti chiediamo nel nome di Gesù di intervenire in tutti quelli che in questo momento stanno stendendo la tua mano per ricevere da te, Signore. A te diamo tutta la gloria ed onore, perché tu sei il Dio potente che fa opere meravigliose, si manifesta in ogni cuore, in ogni vita. E noi, Signore, cerchiamo te, Signore, non desideriamo altro, speriamo solo in te, perché l'aiuto viene solo da te. Ti chiediamo di intervenire. Qualsiasi sia la difficoltà che in questo momento si sta levando a te, Signore, noi ti chiediamo di intervenire e di mettere fiducia nei cuori di queste persone, Signore, e di far sì che loro stessi diventino testimoni oculari della potenza di Dio che si è manifestata. Ti chiediamo nel nome di Gesù di liberare tutti gli oppressi, Signore, tutti quelli che hanno delle influenze demoniache. Nel nome di Gesù ti chiediamo di intervenire e di operare anche in tutti quelli che sono malati di orgoglio, Signore. Abbi pietà di tutti quelli che sono malati di orgoglio, che vogliono portare la gloria su loro stessi, Signore, nel nome di Gesù. Libera ogni uomo e ogni donna da questa malattia terribile e spirituale. Nel nome di Gesù ti chiediamo ancora di benedire tutti quelli che hanno in cuore di conoscerti di più. Stendi la tua mano sulle loro case e sulle loro famiglie, Signore, libere da ogni forma di oppressione. Ci sono molti che non sono liberi di accostarsi a te perché sono oppressi, sono maltrattati, sono ricattati. Signore, tu conosci ogni necessità, ti chiediamo di intervenire. Benedici la programmazione di parole di vita, la staffetta di preghiera di oggi. Signore, fa che molte anime si accostano a te fiduciose per ricevere. Signore, noi crediamo in te, crediamo che i beni già sono tutti preparati per noi, Signore. Grazie, grazie per quello che fai. Continua ancora a benedire il tuo popolo, nel nome di Cristo Gesù, che amato e benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria al nome del Signore. Vi ringraziamo, amen, cari amici, grazie per questo tempo passato insieme alla presenza del Signore. È stata bella la presenza del Signore, l'abbiamo avvertita, e sappiamo anche che ha ascoltato il nostro grido. Amen. Continuate a scriverci i vostri messaggi. Come promesso, noi li leggeremo anche dopo aver terminato questo spazio in diretta, e vi ricordiamo che questa diretta, questo numero di Oggi Insieme, andrà in replica subito dopo Review, subito dopo il contenuto con il carissimo fratello Enos Nolli. Quindi mi raccomando, tutti sintonizzati oggi con i nostri appuntamenti, a Dio piacendo. Ci vediamo domani, in cui avremo, se Dio vuole, una nuova diretta alle 9:30 di Oggi Insieme per un nuovo buongiorno. Pace del Signore. Dio vi benedica.